la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza di Salerno, a breve distanza dall'arresto dell'additante di Pagani, Daniele Confessore, sempre nel pomeriggio di ieri, hanno tratto in manette a cava dei terreni anche i fiancheggiatori dell'ex latitante dallo scorso dicembre. Sono accusati di favoreggiamento aggravato dalla finalità di agevolare una organizzazione mafiosa. Si tratta di un 33enne e di un 56enne, indagati appunto per favoreggiamento aggravato. In particolare, ai due arrestati viene contestato dalla procura di aver favorito, fornendogli ospitalità in un immobile di cui avevano disponibilità, la latitanza di Daniele Confessore, considerato dalle forze dell'ordine uno degli esponenti di spicco del clan Fezza de Vivo di Pagani, colpito lo scorso mese di dicembre da un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dalla DDA di Salerno. Ulteriori accertamenti verranno portati avanti dagli agenti della polizia, dai militari dei carabinieri e delle fiamme gialle anche nei prossimi giorni.